tutti questo video per la presentazione della BTS 0135, è un modello Stratocaster con il corpo in Swan Pash, il manico in acero pseudoplatano. Le meccaniche di questo strumento sono meccaniche autobloccanti, il blocco della corda avviene dal retro. Come in tutti i modelli BTS non c'è la bassa corde, questo diminuisce l'attrito e quindi favorisce l'accordatura dello strumento. Il capotasto è in grafite, i tasti sono medium jumbo, il raggio della tastiera è 14, i pickup sono dei 69 Artek Custom fatti apposta per questo laboratorio. Il mini humbucker ha un mini humbucker che è sempre dell'Artek Custom fatto per questo laboratorio. I potenziometri sono 3 potenziometri della CTS da 250k, il selettore un selettore classico a 5 posizioni. Il ponte che io uso in queste versioni è un ponte appesantito con le sellette d'acciaio, il blocco sustain che si può vedere dietro quest'altra parte in più di questi ponti della Wilkinson serve sia per appoggiare bene il polso, perché uso questa tecnica, sia per ulteriormente appesantire il ponte. Adesso vi faccio sentire velocemente i suoni. Questo è un pick-up classico al manico, che ha questo suono così, tutto aperto. Accoppiato all'altro, cioè questo è l'altro suono, suona lui da solo. Questo è accoppiato col pick-up al ponte. Questo è il ponte da solo. Allora, vi faccio sentire velocemente i suoni distorti dello strumento. Così il ponte. Chiudendo il tono, questo tono è un tono da 0,6 microfarad che non chiude lo strumento. Quindi con il tono chiuso abbiamo questo suono. Così invece a me. Per chiudere questo si può usare questo potenziometro, che normalmente nella Stratocaster non ha questo tipo di collegamento. Anche qui si possono ottenere due tipi di suono. Così è chiuso, così è aperto. Noterete come la chitarra, quando io chiudo il tono, non rimane suonabile, ha soltanto un timbro diverso, non viene chiusa completamente come succede nel collegamento classico della Stratocaster. Così è chiuso, così è aperto. Un'altra caratteristica di tutte le BTS è l'uso della leva in maniera energica. Si può usare la leva per fare dei dive bomb o degli estremismi, però la chitarra rimane sempre accordata. Adesso vi farò un esempio. La chitarra è suoniamo pulito. Chitarra è accordata. Adesso io la maltratterò il ponte.
mettiamo il pulito. Sentite? La chitarra rimane sempre accordata, nonostante l'uso della leva in maniera energica. Adesso vi farò ascoltare un pezzo suonato dal chitarrista Angelo Neri. Arrivederci. Grazie a tutti.